TV Radicale, siamo con Marco Pannella, la quarta marcia internazionale per la libertà che in contemporanea si svolge a Berlino, a Parigi e qui a Roma. Oggi fra l'altro non penso che sia giornata dove si corre il rischio di qualche sputo. Gli obiettivi di questa manifestazione e cosa ti aspetti da questa giornata, Marco? Devo dire che gli obiettivi sono obiettivi tanto nuovi quanto tradizionali, devo dire di sempre. Lottare per, non contro qualcosa, per i diritti umani, per il diritto naturale come è storicamente acquisito dalla specie umana e dalla comunità internazionale. Naturalmente siamo in un'Italia che è il luogo della peste italiana, sicché qui siamo 80, mentre in Italia ogni giorno ci sono 1.100.000, 300.000 e via dicendo. Questo ricorda gli anni della Stella Gialla. Noi 5 anni fa demmo un monito, non era? State attenti che siamo di nuovo in quel mondo, di nuovo negli anni nei quali c'erano da una parte quelli del socialismo reale, erano quelli del Partito Comunista, e dall'altra c'erano i nazionalsocialisti. Adesso ci sono i nazionaldemocratici della democrazia reale e sono tutti mobilitati. Poveretti, quelli che andavano il primo anno dei nazionalsocialisti o quelli che il primo anno in Italia venivano alle manifestazioni fasciste, venivano alle manifestazioni il cui leader 7 anni prima era stato plebiscitato come il più amato socialista dei socialisti come direttore dell'Avanti, e c'era nel 23 accanto a Mussolini uno dei costitutori del Partito Comunista a Livorno, Bombacci, che tragicamente è morto con Mussolini il 25 aprile a 70 km da Mussolini. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Oggi sappiamo di rappresentare i desideri profondi dell'umanità, ma in Italia siamo 80. Grazie Marco, grazie e buona manifestazione. Ciao, grazie.